adesso uno, poi vediamo alla fine se gli mancano due e li segniamo. Ma ti dà delle battute, grande prestazione, e si è sbloccato sul conforto ufficiale. Sì, finalmente, perché è arrivato quasi Natale, ero a zero gol, però adesso piano piano ci sono e devo ringraziare anche a mister per la fiducia che mi ha dato, continuità, quindi devo continuare solo così. Vai Marcello. Il gol è stato non la cosa più bella della tua partita, ha fatto tante cose belle. Come mai? Insomma, sapevamo tutti che oggi la partita sarà durissima, Serena, c'è una squadra che gioca sulle seconde palle, palle lunghe, lottano, fanno i falli, quindi eravamo preparati a tutto e secondo me per quello abbiamo fatto subito tre gol perché eravamo pronti a tutto. Matteo, buonasera. Sì, diciamo che quest'anno tante volte tu hai convinto da subito, anche in queste due uscite, anche la prima del mondo, sono le migliori chance che hai sfruttato, qualcosa nella testa sì, che ti cambiato. Sì, magari anche, come ho detto prima, magari il mister mi ha dato più fiducia, magari prima mi sentivo un po', non lo so, sotto pressione o perché magari se facevo male, cioè, colpa mia, diciamo, non ero pronto nella testa, cioè adesso piano piano ci sono e secondo me continuerò così. Primo gol all'Ecco, chi lo dedichi? Questo devo dedicare ai tifosi perché sono sempre con noi, ci sostengono sempre, quindi questo gol dedico ai tifosi. Altre domande per noi? No? Bene, grazie. Grazie. Allora, Nicolà, grande prestazione, tante chiacchiere, quella finale al campo, grande prestazione di Nicolà, grande prestazione per tutta la squadra, 4-1 secondo me. Potevamo e dovevamo solamente fare questa prestazione per portare a casa tre punti. Volevamo prendere tre punti perché erano fondamentali per il nostro percorso, per quello che avevamo passato fino a due settimane fa. E l'abbiamo interpretata nella maniera giusta, poi al di là che abbiamo fatto 4 gol, poteva finire anche solo 1-0, ma l'importante è che siamo entrati con lo spirito veramente, veramente giusto. E qua, in questo campo, non è facile, perché comunque loro sono una squadra che, sotto l'aspetto appunto della prestazione mentale, sulla cattiveria, sono molto bravi. E abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa in più di loro, sotto quell'aspetto, per poter portare a casa il risultato. E sono contento che veramente l'abbiamo avuto tutti questo atteggiamento qua, non solo chi ha giocato ma anche chi è subentrato dalla panchina, perché non è facile, assolutamente non è facile non giocare e non è facile entrare in corso in una partita del genere, anche se sei in vantaggio, perché comunque loro non continuavano a giocare, continuavano a cercare un qualcosa, e quindi sono veramente contento per tutta la squadra. Marcello, ci manca solo quel pizzico di personalità in seguito, che fa la differenza tra una buona squadra davanti e una grande squadra. Oggi siamo stati grande squadra davanti, una squadra ancora con qualche difetto di personalità, ma gestire la partita, almeno al primo tempo, secondo me. Ma secondo me non abbiamo gestito male la partita, è stato forse questa cosa è venuta più fuori a Piacenza, però lo capisco perché era tanto che non eravamo in vantaggio, in un campo anche di molto difficile, comunque non è facile cercare di tenere quell'attenzione, quella concentrazione e avere quella personalità di cui parli, però a mio avviso oggi non c'è stato quello che stai dicendo te, secondo me invece dietro sapevano benissimo che cosa fare, e se si può giocare si gioca e l'abbiamo fatto vedere, se non si può giocare non si gioca, ecco, forse questo è quello che invece ci è mancato in quei 2 mesi bui, che non capivamo bene quando era il momento di dover picchiare la palla su e quando era il momento invece di tenerla a giocare. Faccio un onesto che la colonna solita risultanza va a perdere il calcio a Allegria, quindi ero convinto che dopo aver vinto a Piacenza
serenità mentale, la tua serenità mentale? Ma io, allora, non ho mai perso la mia serenità, perché comunque mi conosco, oramai ho 32 anni e ho affrontato, non solo vinto campionati, ma ho anche affrontato due retrocessioni e quindi questi momenti li avevo già vissuti. È chiaro che ovviamente, come è stato dopo Trento, ero a pezzi, ma perché è la cosa che tengo, dopo mia moglie e mia figlia, è la cosa che tengo più al mondo, è il calcio, che per me, come hai detto tu, è allegria e felicità. E non l'ho mai perso, te lo garantisco, ma neanche durante gli allenamenti, perché sennò piuttosto smetto di giocare. Dal momento in cui non mi diverto, non ho allegria e non ho il sorriso, smetto di giocare. L'esultanza non c'è stata perché, sinceramente, diciamo che questa volta ce l'avevo comunque dentro, il sorriso, però è stata più uno sfogo, non tanto perché ho fatto gol, perché in questi mesi che non ho fatto gol, comunque le mie prestazioni ci sono state, quindi non tanto per il gol, ma è per uno sfogo per il momento che abbiamo vissuto tutti quanti e che spero che ci rimanga impresso per non doverlo rivivere. Ieri il ministro De Paola ti ha paragonato a Francescoli, a Gascogna, grandi campioni. Se tu dovessi paragonare De Paola a qualcuno dopo queste prime settimane, che paragone faresti? Ma allora, devo dire che ovviamente mi hanno fatto molto piacere le parole del mister. La qualità, secondo me, fondamentale sua e primaria è quello di trasmettere grinta dal primo minuto d'allenamento fino all'ultimo, ce la sta trasmettendo. Noi, devo dire che tutti quanti siamo molto sul pezzo per capire quello che ci sta chiedendo. Non so, potrei paragonarlo alla grinta che aveva Gattuso, che comunque, nonostante non avesse le qualità magari per stare in un Milan di campioni, ci metteva tutto quell'altro che lo faceva star lì. Quindi penso che questa sia la caratteristica del mister, ecco, essere un po', avere quella cazzima come ce l'aveva Gattuso. Altre domande? Mercato non vado spesso, di solito vado più al supermercato, e se lunga. Niente, perché alla piccola meglio l'esse. Io di solito vado all'esse lunga, ce l'ho vicino casa, preferisco quella. Poi nel caso mi dimentico qualcosa, c'ho il fruttivendolo sotto casa, quindi in ogni caso vado lì. Siamo a posto. Grazie.